tre segreti utilizzati dalle multinazionali di tutto il mondo e dai grossi gruppi aziendali per non pagare tasse. Quali sono i tre dei 100 segreti utilizzati oggi tramite complesse strategie di pianificazione fiscale internazionale che vengono utilizzate dall'età della pietra, dai grossi gruppi aziendali e dalle multinazionali per arrivare a un risparmio d'imposta assolutamente scandaloso? Si tratta di tre tecniche, di tre accorgimenti legali che puoi utilizzare oggi anche tu grazie alla globalizzazione e alla digitalizzazione dei mercati. Infatti oggi è possibile accedere a queste stesse tecniche a costi praticamente irrisori. Da qualsiasi parte del mondo tu ti trovi in questo momento. Ma torniamo a noi. Qual è il primo di questi tre segreti? L'utilizzo, il primo di questi tre segreti è l'utilizzo di una società holding. Una società holding è appunto un veicolo societario, una società a tutti gli effetti che viene posta a capogruppo dell'intero gruppo aziendale, viene posta al vertice dell'intero gruppo aziendale. E di solito più grande il gruppo, più holding o più subholding vengono utilizzati. Quindi la holding è quella che si trova al vertice, la subholding è quella che si trova subito sotto e poi a cascata tutte le altre. Quali sono i vantaggi fiscali, economici e finanziari che la holding strutturata in questa maniera, nella giusta giurisdizione, può assicurare a un gruppo aziendale? Ebbene, prima di tutto tramite una gestione accentrata della tesoreria aziendale può portare a dei grossi vantaggi e dei grossi risparmi in materia finanziaria. Numero due, se incorporata nella giusta giurisdizione, la holding ti dà accesso ad un nuovo mercato di capitali attraverso i quali poter finanziare le società di tutto quanto il gruppo, e quindi ci sono dei grossi vantaggi di nuovo finanziari anche in questo senso. Numero tre, i vantaggi fiscali, che sono enormi, perché le società holding permettono di possono ricevere tutti i passive income, quindi tutto quello che è interesse, dividendi e royalty all'interno proveniente dal proprio gruppo aziendale e non tassarlo. Quindi tutti questi soldi che vengono dal basso verso l'alto in cui si trova la holding vengono incamerati sul conto corrente aziendale della holding a tassazione zero. E se incorporata nella giusta giurisdizione, sfruttando i vantaggi derivanti dall'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni in vigore tra il paese in cui si trova la holding e il paese in cui si trovano le altre società del gruppo, è possibile addirittura anche ridurre o azzerare eventuali ritenute da conto dovessero insistere su questi redditi quando vengono erogati dal basso verso l'alto. Quindi holding company, grande risparmio finanziario, nuovo accesso al mercato, a un nuovo mercato di capitali, enormi vantaggi fiscali attraverso una gestione accentrata della fiscalità del gruppo. Segreto numero due, l'utilizzo delle partnership all'interno della struttura del gruppo aziendale. Che cos'è una partnership? Tecnicamente una partnership è un istituto di diritto anglosassone che è assimilabile a quella che sono alle nostre società di persone, le nostre SAS, se vogliamo dirla in maniera ancora più semplice, ma tradotto si tratta semplicemente di veicoli societari a tutti gli effetti che vengono inseriti con sapienza e con intelligenza all'interno di una struttura del gruppo aziendale. Perché? Perché hanno una caratteristica importantissima, non tutte quelle che si trovano nel mondo, ma la maggior parte di esse. Le partnership sono trasparenti ai fini fiscali. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non sono tassate in capo alla partnership, ma in capo al socio. Vi faccio un esempio. Costituisco una partnership nel paese Y e il socio di questa partnership è un'altra società che magari si trova nel paese X. Il paese X, mettiamo pure che sia un paradiso fiscale o un paese che tassa pochissimo, a bassissima imposizione diretta. La partnership nel paese Y riceve tutti i soldi, tutti i passive income delle società che si trovano sotto, quindi la struttura è holding company nel paese X. A cascata sotto troviamo una partnership nel paese Y e poi sotto, in tutti quanti gli altri paesi, da Z a W, troviamo tutte le altre consociate del gruppo. Tutto quello che arriva nella partnership non è tassato, cioè è tassato per trasparenza direttamente il capo al socio. Vi ricordate? Era la società X, la holding della società X nel paese a bassa fiscalità o incorporata in un paradiso fiscale. L'utilizzo della partnership all'interno di una struttura così semplice, se vogliamo, permette di far arrivare il reddito da giù
verso l'alto e tassarlo esattamente zero. Questa è una delle tecniche più utilizzate nel corso degli ultimi 40 anni da tutte le multinazionali del mondo, insomma dalla Apple, dalla Amazon, da Starbucks, in qualsiasi struttura analizzerete, sono molte di loro sono disponibili su Google, vedrete che tutti di loro hanno una partnership, fondamentalmente per il motivo che vi ho appena spiegato. Segreto numero 3, il geoarbitraggio. Quindi, che cos'è il geoarbitraggio? Il geoarbitraggio significa incorporare, costituire o sfruttare tutti i vantaggi economici, finanziari, disponibili, fiscali, disponibili lì fuori nel mondo. Il geoarbitraggio non è altro che l'applicazione, che l'esplicazione, che la spiegazione della teoria cosiddetta flag, la teoria delle bandiere o flag theory, quella che spiego all'interno del mio corso aziendale, del mio corso di fiscalità internazionale. Il geoarbitraggio permette ad una multinazionale che sia gestita, che sia coadiuvata da un network di professionisti, di tributaristi internazionali, di sapere esattamente quali vantaggi sono disponibili dove. Per cui, un esempio banale, delocalizzare la produzione in un paese in cui il costo del lavoro è basso, fa parte del geoarbitraggio. Ancora, incorporare una holding in un paese in cui ci siano regimi di vantaggio per le holding, faccio l'esempio dell'Olanda, del Belgio, del Lussemburgo, per esempio, significa sfruttare il geoarbitraggio. O ancora, incorporare una società in un paese che ha un cosiddetto IP Box regime, cioè che permette di sfruttare, che regala vantaggi fiscali a diritti di proprietà intellettuale, quindi io costituisco una società e ci conferisco tutto quello che è l'intellectual property della mia società, marchi, diritti, licenze, tutto quello che è proprietà intellettuale, lo metto in questa scatola per il semplice fatto di averla incorporata nel giusto paese mi darà degli enormi vantaggi fiscali. Questi tre segreti, li ripetiamo, sono holding, geoarbitraggio e partnership, utilizzati, mischiati sapientemente insieme ad altri 97 segreti della fiscalità internazionale, permettono alle multinazionali da sempre di raggiungere un risparmio fiscale assolutamente scandaloso. Perché puoi farlo anche tu? Perché oggi i tempi evidentemente sono cambiati, l'accesso all'informazione è cambiato, la possibilità di utilizzare determinati vantaggi è assolutamente cambiato, cioè è alla portata di tutti, a costi assolutamente ragionevoli e a prescindere dalla fase del business in cui ti trovi in questo momento. Questa è soltanto la punta dell'iceberg. Se vuoi accedere a tutte le altre tecniche di pianificazione fiscale e capire esattamente e senza troppi peli sulla lingua come è possibile passare da una pressione fiscale, probabilmente italiana se mi stai guardando, di circa l'80% e arrivare addirittura allo 0%, allora questo è il posto che fa per te. Accedi ai contenuti del mio corso Flag Theory e noi ci vediamo lì dentro. Io sono Luca Tagliatela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flag Theory. Che cos'è la Flag Theory? È la possibilità per qualsiasi imprenditore che guardi oltre confine di raggiungere legalmente un risparmio fiscale del 100%. Quindi è la possibilità di sfruttare tutte le giurisdizioni o tutte quelle giurisdizioni che possono fare al caso tuo imprenditore per massimizzare l'impianto fiscale della tua struttura di business. Se vuoi saperne di più, rimani connesso, iscriviti al nostro canale YouTube e alle nostre community social in giro per il web. Noi ci vediamo al prossimo video.